8 e mezzo, buonasera, benvenuta Sumaya Abdel Kader, sociologa e consigliere comunale per il Partito Democratico a Milano. Buonasera, bentornato Enzo Bianco, sindaco buonasera. di Catania. Buonasera, ben arrivato Michele Groppi, ricercatore al King's College di Londra. Buonasera. Buonasera, allora ogni volta che l'Occidente viene colpito dal terrorismo islamico torniamo a chiederci se i musulmani che vivono nei nostri paesi siano dei potenziali nemici. Una ricerca del professor Groppi porta alla luce degli elementi abbastanza inquietanti, come sentirete subito dopo la pubblicità. Michele Gropi, lei ha condotto una eh, ricerca sull'Islam italiano. Quali sono eh, gli elementi più, preoccupa più preoccupanti che ne emergono? Ma allora, io inizierei, inizierei così. Ovviamente ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. L'aspetto positivo è che, meno male, la stragrande maggioranza dei musulmani che ho io, avuto il piacere e il modo di intervistare attraverso sondaggi e anche interviste. Rigettano la, la violenza, quindi, proprio questo è, è un dato molto, molto, molto positivo. Detto ciò, però, vi sono delle cose che vale la pena onestamente, onestamente guardare e ci, ci dovremmo soffermare perché, per esempio, alla domanda, però, la violenza in nome di Dio, quindi per difendere l'Islam, può essere giustificata? 24% ha detto sì. Mm. Quando invece abbiamo chiesto, se, se posso andare avanti poi, sì. poi le do la parola, e se invece eh, una persona offende l'Islam, il suo profeta o comunque i principi sacri no, del, del credo islamico, se questa persona debba essere punita, il 30% ha detto sì. Mm. Vogliamo partire intanto eh, da questo primo dato, cioè che eh, mi rivolgo ovviamente a lei, eh, dottoressa eh, Abdel Kader, perché quando il 24% dei musulmani italiani interpellati da eh, groppi dice che la violenza in nome dell'Islam è, giusti è giustificata, eh, lei ha la stessa percezione? Personalmente no, non, non, in questi, non con queste percentuali poi bisogna capire anche eh, eh, quanto è ampio il campione del, del dottor Groppi eh, su questo sicuramente bisogna dire una cosa che ahimè comunque nella comunità musulmana c'è un grande analfabetismo religioso. E Quindi spesso si cerca di giustificare eh, diverse cose con elementi legati alla tradizione religiosa di cui non si, sa, non si conoscono le fondamenta, non si conoscono i reali eh, concetti e principi fondamentali e questo è un dato da tenere in considerazione dato che ci porta a dire che è molto importante all'interno delle comunità eh, che si sviluppino eh, delle, delle possibilità di conoscere bene la propria religione, questo in particolar modo eh, riferito ai giovani. Ai giovani che per processi ovviamente generazionali, naturali direi, tendono ad allontanarsi sempre di più da quelle che sono le origini eh, e quindi cercano risposte alle domande identitarie che hanno attraverso internet, che è purtroppo eh, il grande eh, pool di informazioni dei giovani di oggi e spesso trovano eh, i posti sbagliati da cui attingere. Ecco, ma stando ai dati di Groppi, circa 170.000 di sì. questa comunità musulmana che vive da noi eh, rappresenterebbero un problema per la nostra sicurezza. In questo caso la interpello da ex ministro dell'Interno. È così? Ma io non ho questa percezione che ci sia un problema specifico legato alla sicurezza eh, col mondo musulmano. Eh, diciamo, sicuramente ci sono delle aree eh, in cui è possibile. Eh, se non si presta la dovuta attenzione eh, che ci siano eh, aree di intolleranza, qualche area di integralismo e in quel settore naturalmente potrebbe anche poi nascere anche qualche fenomeno di violenza. Eh, a giudicare dalla, diciamo, dalla mia esperienza non credo che ci sia un problema specifico a riguardo, poi posso anche raccontare la mia esperienza anche. Eh, Adesso da ci arriviamo perché eh, a Catania tra l'altro c'è la più grande moschea del Sud Italia. Ma chi e dove sono in Italia i musulmani più radicalizzati? Allora, generalmente, allora, stando ai dati del nostro, sì, insomma, della nostra ricerca, abbiamo ri riscontrato che in Lombardia più la città di Roma. Eh, sì, insomma, hanno assistito comunque a, a diversi fenomeni di, di, di radicalizzazione nel passato e di conseguenza questi strascichi poi si sono eh, allungati a, a diverse frange, appunto, appunto, cittadine, in particolare come, come a Milano mm. e, e Roma, stando ai nostri, ai nostri dati. però quello che volevo dire prima, se, se posso, se mi viene data l'occasione, è che Potrebbe esserci un problema, sicuramente, però è molto importante specificare che radicalizzazione non vuol dire necessariamente violenza o non vuol dire necessariamente terrorismo. L'acquisizione di idee radicali. Potrebbe essere, il, se potrebbe essere il sentore che qualcosa all'interno della società italiana e probabilmente all'interno di diverse comunità islamiche eh, o non vada o comunque possa essere migliorato e di conseguenza noi dobbiamo prendere al volo quest'occasione per cercare di costruire ponti, per cercare invece di, di chiedere alla comunità islamica dove sbagliamo noi, dove sbagliano magari anche loro e cercare di, di, di creare un fronte di prevenzione proprio contro questi fenomeni. Dove... Dove sbagliate voi e dove sbagliamo noi, dottoressa Kader? Allora, intanto c'è una, una questione da tenere in considerazione che il dottor Groppi ha detto giustamente. La questione del radicalismo non necessariamente implica uh, una, uh, un percorso di violenza, assolutamente. Questa è l'infinitesima parte. Però radicalismo significa anche un atteggiamento uh, spesso ostile o di chiusura. Ecco, questo è quello che si vorrebbe evitare, anche se in una parte uh, esigua della comunità musulmana. Quali sono i problemi interni ed esterni? I problemi interni che la comunità molto spesso, purtroppo, si è posta con atteggiamento di vittimismo. E questo è da debellare, è da uh, superare, eh, perché la narrazione della, del «siamo vittime» ha messo nell'angolo la, la comunità eh, rendendole sempre più difficile il riuscire a essere protagonista di un cambiamento importante anche nel, al suo interno, anche la, una crescita eh, interna. D'altra parte all'esterno si fa l'opposto, cioè si stigmatizza ed è un quasi un cane che si morde la, la coda. Si stigmatizza la comunità, la si eh, riduce appunto a quella parte minoritaria, ma veramente minoritaria, infinitamente minoritaria, di chi invece prende il percorso della, della violenza e questo non è eh, da fare. Allora cosa bisogna fare? Intanto non escludere i musulmani dal da un percorso di coesione sociale, di, della costruzione di una nuova visione delle nostre società, della nostra società italiana in particolar modo. Bisogna cominciare a vederci in modo nuovo e diverso e questo vederci è attraverso un noi collettivo che si costruisce eh, insieme ed è per questo che è molto importante coinvolgere le comunità a tutti i livelli e in particolar modo la fascia giovanile. In Dottor Bianco, ehm, le moschee aiutano l'integrazione o aiutano il fanatismo? Perché dicevamo prima che eh, a Catania eh, lei ospita la moschea più grande del sud Italia. Assolutamente. Eh, io credo che ci sono moschee eh, che aiutano il dialogo e che cercano di superare eh, la non conoscenza che significa poi l'anticamera naturalmente dello scontro, dell'odio e ci sono eh, moschee dove eh, per quello che risulta ci sono i mamme invece che praticano eh, qualche volta eh, la violenza e l'odio. La mia percezione è, è, è questa, in una grande comunità come quella della moschea di Catania eh, eh, la sensazione che abbiamo è che ci sia una notevole disponibilità eh, al dialogo e una vita fatta anche di gesti simbolici che hanno un particolare valore. Per esempio, per esempio durante uno dei frequenti sbarchi di migranti e, ahimè, di eh, corpi di migranti che sono eh, scomparsi, abbiamo tenuto nel, nel municipio eh, di Catania, in uno dei palazzi del municipio di Catania, ecco, ce abbiamo, ecco, qui. abbiamo tenuto un. Eh, un c'era una cerimonia interreligiosa, c'erano i colpi di queste prevalentemente donne e bambine, e a recitare la preghiera insieme c'era l'arcivescovo di Catania, c'era il prete copto perché probabilmente qualcuno era di religione ortodossa e c'era l'Imam di Sicilia. Ed è frequente questo confronto? Sì. E volevo aggiungere una cosa. Questo lavoro di, di ponte, di dialogo, eccetera, è assolutamente importante, ma non è sufficiente se viene lasciato soltanto, per esempio, al volontariato o alle associazioni che per buona volontà portano avanti queste cose. Va istituzionalizzato, questo a partire dalla scuola. La scuola, eh, a mio parere, ha un ruolo fondamentale nella costruzione di quella visione che, che dicevo prima di una nuova società coesa eh, e quindi va data alla scuola un rinforzo eh, in questo senso. Ecco, me la posso interrompere perché parla di eh, scuola? Ehm, ciclicamente, ogni anno quando si avvicina eh, il Natale, il Natale. Nelle... in Italia si scatena un dibattito perché mh, alcune scuole pubbliche non festeggiano più il Natale, non fanno più il presepe. Ehm, lei pensa che sia giusto? Cosa, cosa bisognerebbe fare? Questo è un dibattito tutto non musulmano, eh, che si, si si va dalla questione del crocifisso nelle aule delle scuole, al presepe, eccetera, è un discorso che prevalentemente è non musulmano viene portato avanti da altre parti e eh, sistematicamente però vengono coinvolte le comunità eh, musulmane che normalmente non hanno fastidio né a vedere un crocifisso né a, eh, avere una, a partecipare alle festività natalizie ovviamente da osservatori. Questo è molto eh... importante perché qualche volta nella polemica politica questo argomento e anche nella sua Italia. trasmissione qualche settimana sì, fa sì, sì, ho sì. sentito esattamente queste note. La Giordania, che è il mio. Il, il, io porto eh, esatto, il secondo origine. passaporto il mio, è Giordania. <coughs> uh, ha il Natale come festa nazionale. E mia sorella, io ho una sorella che vive in Giordania, proprio in questi giorni mi mandava le immagini e le foto di Amman con l'albero di Natale, a scuola di suo figlio uh, si è fatto l'albero di Natale, eccetera, per, uh, come modo di rispetto verso la comunità cristiana uh, locale. Questo non si racconta, per esempio. E queste sono cose bellissime e sono assolutissimamente d'accordo, noi do dobbiamo investire, questo è il filone. Però adesso non ovviamente per contraddire, però visto che stiamo parlando di dialogo, visto che stiamo parlando di integrazione non sarà un processo facile. Il 20% è contro le feste di Natale, e le toglierebbe se potesse. Il 44% invece eh, se potesse. Insomma, rimpiazzerebbe la nostra morale con quella islamica. Ovviamente è importantissimo non mischiare questi fattori con radicalizzazione e terrorismo, ci mancherebbe altro. D'altro canto però, se noi vogliamo creare una società più coesa, quindi più immune a, ovviamente alla fine, no, a fenomeni di radicalizzazione e terrorismo, anche questi dati onestamente servono con a noi. A loro? A tutti noi servono, come magari quelli sull'antisemitismo, che, è, che è forse è il dato più preoccupante. C'è un forte antisemitismo? 60%, 80%, insomma. Anche lì va analizzato anche... bene quel dato. Ovviamente perché no, va analizzato molto spesso bene. spesso è in chiave sì, 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 sì. anti-sionismo, uh, non tanto antisemitismo. E, però uh, bisog e... bisogna anche capire come è allora, stata posta la domanda. C'è una domanda sulla qualità assolutamente... della lingua italiana delle esatto. persone interpellate? Bisogna comprendere anche tutte queste cose. Infatti mi interesserà ab molto ab Abbiamo tradotto, la ovviamente, ovviamente, non io perché purtroppo non, non parlo arabo, però sono, mi sono fatto dare una mano no, anche da, da gente esperta, no, come le dicevo prima, anche dai, eh, cioè, insomma, no, dai rappresentanti delle comunità di Islamica in giro per l'Italia, ovviamente ci sono delle domande su Israele, ma come dice lei cioè è un discorso più complicato, però per esempio il fatto che il 61% di quelli che io ho intervistato, ripeto, eh, non è, dica che gli ebrei controllino il mondo e sono responsabili per ogni male... Sì, Ho paura che questa sia un'idea molto diffusa anche al di fuori eh, delle però, comunità eh, però, eh, però sto facendo musulmani. esattamente la stessa ricerca con gli italiani non musulmani e adesso siamo al 20%. Eh, vorrei focalizzare l'attenzione eh, sulla questione femminile e l'Islam eh, perché... Eh, Diciamo che eh, intanto, già il semplice fatto per esempio che lei giri per Milano, che è la città dove lei eh, vive e lavora, con un hijab, con un fazzoletto in testa, eh, diciamo che probabilmente ogni tanto le procurerà delle battute, forse anche qualche diffidenza, forse, forse invece una reazione del tutto eh, neutrale. Le voglio chiedere. Lei è contro il velo integrale del cosiddetto burka o niqab, se mi ricordo Io non bene? Non lo incoraggia affatto. Non lo incoraggia e pensa anche che non, non si debba girare coperte col volto nelle nostre strade? Allora, è una questione molto sensibile. Personalmente no, penso che bisognerebbe riuscire a essere più, bisognerebbe essere riconoscibili, bisognerebbe eh, riuscire a, a, diciamo così, eh, comprendere le esigenze anche della popolazione italiana che, dietro quel velo, non comprende chi ci sia dietro e ha paura di chi ci sia dietro per quella che è la mia visione di Islam non lo reputo un elemento fondamentale non lo, non lo reputo un, un obbligo non lo reputo necessario uh, e anche su questo si sta lavorando all'interno delle comunità musulmane per andare a capire fino a dove ci si può spingere nel uh, voler applicare la religione in base a diverse interpretazioni eh sì, questo perché... è un dibattito molto acceso anche su diversi, anche su altri punti anche su altre questioni, sul velo stesso anche a hijab che porto io, uh, c'è un dibattito in corso, molto spesso si stigmatizza e si pensa che la comunità musulmana sia un blocco unico, monolitico, assolutamente immobile. E invece in questo periodo, mai come adesso, è frizzante di uh, dibattiti di che vanno da, da un estremo all'altro e poi, ovviamente, tutto quello che c'è di mezzo. E questo e è anche questo un po' molto... uno dei problemi sì. con i quali ci si deve confrontare, sono... perché poi la sintesi, chi la fa e, e come certo. la si fa? Per esempio, proprio ormai a quasi un anno uh, sono stata tra i promotori di un, uh, di un progetto per contrastare la violenza di genere all'interno a partire dalle comunità musulmane eh, ehm, e anche la discriminazione delle donne all'interno delle comunità musulmane. Un progetto che... E quindi lei va nelle moschee, dove va per spiegare ai uh, musulmani cioè, siamo... che non bisogna per esempio ritenere le donne inferiori, inferiori tantomeno maltrattarle o certo. usare allora, il loro Allora, um, il progetto prevede di uh, lavora, formare delle donne imam responsabili di, di comunità referenti di comunità che siano in grado di andare a parlare con le comunità siano in, in grado ad andare a, a scardinare quei retaggi culturali che non sono religiosi ma che vengono uh, portati dai paesi di origine come tradizioni e retagitenti. E qual piccoli. è la reazione dei In momento, uomini? Eh, devo dire che è stata positiva, molto più positiva di quanto ci immaginavamo. Ci sono molti uomini che lavorano, i Mam che hanno aderito al progetto e eh, stanno lavorando per eh, sostenerlo. Voleva rilascio sì, a questo tema, questo è un, è un commento bellissimo. Sì, sì, insomma, no, quello, che ho, quello che ha fatto la, la dottoressa, perché comunque l'idea, in ogni caso, no, di diffidenza o comunque di discriminazione, soprattutto per una donna, in Italia, no, che porta il velo, insomma, e così via, è riflessa anche nei miei dati. Generalmente, comunque vada, il 50% dei musulmani del mio, del mio campione si sente discriminato e l'80 e passa per cento invece pensa che ci sia una guerra mediatica contro l'islam, più del 60 per cento invece dice che eh no, quando, quando giro per strada insomma mi sento osservato, mm. e quindi ci cioè, sono tutti argomenti che devono essere affrontati perché come ci sono dei processi in fase di evoluzione all'interno della comunità islamica in generale, che noi ovviamente sappiamo che non è un'unica un entità, no? quindi è anche abbastanza riduttivo parlare di. però, vi sono anche nella nostra uh -huh. e di conseguenza, cioè, proprio noi da qua dobbiamo partire. Però... Posso soltanto una certo. cosa, quando hai detto la nostra, attenzione perché la comunità islamica non è esterna alla nostra comunità, ormai è diventata parte integrante di sì, questa sì, comunità. C'è in... no, no, no. un problema un... in generale, <ride> okay. c'è un problema della donna nelle religioni. Sì, in tutte, in tutte le regioni. Certo. Mi permetto di dire, ovviamente con intensità diversa e senza paragonare cose che sono molto diverse, certo. ma quando Papa Francesco fa qualche apertura nel mondo eh, cattolico, nei confronti del ruolo della donna all'intento del cattolicesimo, per esempio circa la possibilità che possa diciamo, svolgere le sue funzioni, diciamo, sacerdotali, sapete che c'è una parte rilevante della Chiesa che ha una, una reazione assolutamente, come dire, Viene redarvito. immediatamente redaguita. <ride> Naturalmente è una cosa Beh. completamente diversa. Bah. Nel mondo musulmano questo è uno dei problemi veri e reali, cioè le aperture e i passi avanti fatti in questo campo sono ancora largamente, secondo me, insufficienti per valorizzare un ruolo e una... Punto di eguaglianza tra uomo e donna rispetto alla quale una parte rilevantissima, non tutto, del mondo musulmano e obiettivamente molto indietro, sicuramente. Dottoressa Sumaia. Lei lo porta i Burkini? Sì, ne ho uno. Quindi i Burkini sarebbe una specie di costume, costume da bagno, da bagno molto islamico intero. molto molto intero, che copre. Eh, ecco qui vediamo Importante. in una foto che copre tutto il corpo e, e anche i capelli la, e la testa. E, come si fa a distinguere quando una donna musulmana porta, per esempio, il burkini o anche il hijab, il velo, per libera scelta, eh, da quando invece eh, si tratta di una imposizione di un maschio? Come si fa a distinguere una qualsiasi donna che passeggia per le strade eh, se è una donna vittima di violenza in casa oppure no? E purtroppo i dati ci dicono che sono troppe le donne, non ce ne dovrebbe essere neanche una, ma ce ne sono purtroppo troppe vittime di violenza in casa principalmente. Mi scusi, porta il burkini e il velo eh, per una questione religiosa? Sì, per questione di, di pudore. Io diciamo che nella mia vita ho fatto una scelta, ho fatto una scelta di devozione a Dio. E ho scelto di, di coprire il mio corpo e di non renderlo disponibile agli occhi degli altri, ma proprio come scelta di devozione, come io intendo il hijab, perché per me il hijab non è assolutamente. sarebbe il velo. Sì, sarebbe il velo, scusate. Eh, perché per me, come dovrebbe essere eh, per tutte le donne, non può essere un'imposizione eh, di un uomo o di un'altra donna o di uno Stato. Deve essere una libera scelta appunto di devozione, cioè è una questione fra medio. Ed è per questo che eh, quando alcuni Stati, come la Francia, impediscono a una donna di portare il hijab, davvero vanno a ledere un suo diritto, una sua libertà di scelta. Eh, certo, qualcuno dice così indiscriminatamente però salviamo le altre. Beh, le altre vanno salvate in un modo diverso, non... Beh, però diciamo la Francia è uno stato laico e che è la, lai... Beh, insomma, è la laicità dello Stato è un valore cioè. in, assolutamente. in Francia. E quindi non vogliono la valori religiosi nei luoghi eh, o, o segni religiosi distintivi nei luoghi pubblici. Diciamo, no? Questo è. È una, È una posizione comprensibile sì, io trovo e che fortemente. ha anche diciamo, una sua storia molto importante e molto dignitosa. O no? Però possiamo Ass criticarla, no? Uh, perché, infatti io la intendo scusi e poi la lascio io la intendo come una, una, una forma di estremismo della laicità perché la laicità è un valore e io lo difendo e lo pretendo ma per me la laicità è la libertà di concedere a tutti la propria espressione e però molti stati figurale, non, cioè. non sono laici allora devo dire francamente io non trovo nulla di incredibile non l'ho mai trovato nel vedere una suora italiana che sceglie di stare naturalmente con il velo anche quello che si portava una volta è una sua scelta e lo fa trovo incredibile che ci sono degli stati al contrario che obbligano eh, la donna a non avere nessun rapporto col mondo esterno se non quello di uno piccolissimo spazio e qualche volta anche velato. E che quando, eh, come anche di recente in qualche paese, una ragazza si è permessa di andare in giro eh, senza il velo è stata addirittura arrestata. arrestata e probabilmente con rischi di condanne molto pesanti. Questo, devo dire francamente, è assolutamente inconcepibile e è penso che sia inaccettabile. Certo, è inaccettabile che ci sia una costrizione da parte di uno Stato su un punto che tra l'altro eh, si può anche discutere. Ma per esempio è giusto che si cambino gli orari eh, delle piscine in base eh, al sesso, quindi uomini o donne che le frequentano piscine pubbliche? Io credo che un'amministrazione pubblica deve poter rispondere a tutte le domande e le esigenze dei suoi cittadini. Negli Stati Uniti, per esempio, è molto normale che ci siano le piscine in orari dedicate soltanto alle donne. Uh, come anche in, in molti altri paesi. Uh, qui ogni volta si fa una polemica, ogni volta si dice, uh, ho, ho sentito anche uomini che di eh, dire no io ho il diritto di andare in piscina e, e stare con le donne. Bene, ci sono gli orari e, e è sempre possibile farlo, uh, <ride> mentre c'è la voglia di donne che altrimenti non andrebbero in piscina, non, non, fare, non vorrebbero fare sport uh, e si sentono uh, di voler stare in modo più riservato in piscina, qualcuno, uh, qualche amministrazione ha dato la possibilità di rispondere a queste esigenze. Attenzione, io per esempio vado in piscina, normalmente negli orari normali della piscina vado col mio, col mio Burkini e nessuno mi ha mai, dato, mi ha mai detto di, di non poter entrare, ho chiesto il permesso, mi è stato dato e frequento un'attività di, di acqua gym in piscina. Uh, però c'è chi non vuole farlo e tra l'altro, per esempio, a Sesto San Giovanni c'è un'esperienza di questo tipo ed è frequentata anche da donne non musulmane che non hanno. Uh, a cui non piace andare negli orari misti, chiamiamoli così, per questioni insomma, di pudore personale, eccetera, eccetera, e hanno molto piacere di frequentare le piscine. Quindi diciamo che è sempre un po' un. Eh, non è facilissimo facendo il sindaco immaginare che ci siano. dal momento in cui abbiamo poche piscine, pochi soldi per tenerli, poco personale, come dire, se uno deve cominciare a tenere conto di tutto questo non è sempre facilissimo E poi diciamo la paura è l'islamizzazione eh, no, delle nostre società e del nostro eh, spazio pubblico. E è anche comprensibile che eh, soprattutto molte donne non musulmane temano eh, che ci possa essere anche che possono essere fatti dei passi indietro sul fronte dell'emancipazione e del rispetto dei diritti delle donne eh, questa è una paura infondata sicuramente, specialmente ris rispetto all'islamizzazione, spesso è usata strumentalmente da molti politici ma non solo per uh, destare attenzione, acquisire consensi e, e, e scatenare le paure delle persone su cui poi uh, riescono a basare i loro, le loro narrazioni però attenzione, almeno io uh, in Italia questo pericolo islamizzazione non, non lo percepisco assolutamente e uh, proprio da da chi fa parte ormai dell'amministrazione pubblica, sono consigliera comunale, ci tengo sempre a ribadire che io voglio difendere il principio della laicità, perché è un principio eh, universale che riesce a integrare tutti quanti. Però ci sono laicità. degli elementi preoccupanti in quell'indagine, riflettendoci seriamente e attenzione. Perché dice ovviamente della... sono eh, ovviamente <ride> lì esce fuori un quadro in cui una parte significativa e rilevante, molto più alta del resto della popolazione, dà alcuni segnali che devono a chi ha una responsabilità pubblica e non solo costringerci ad avere un po' di attenzione. È vero che da noi non ci sono, grazie a Dio almeno per il momento, Molenbeek, Saint-Denis, Tower Hamlets a Londra, insomma non, non ci sono. Quindi queste, bandie, bon Dieu, no, queste periferie, banlieue dove vivono i musulmani? Ma non ci dobbiamo riposare sugli allori, eh? perché la mia domanda è sempre questa, noi potremmo diventare la prossima Francia? Punto di domanda: e ci sono tanti segnali che dicono che stiamo andando un po' in quella direzione. Allora dobbiamo fare molta attenzione noi, le comunità islamiche, e insieme, perché no. appunto insomma. Perché altrimenti potremmo correre rischi seri. Eh... La questione non è rose fiori affatto. Sicuramente bisogna cogliere i campanelli di allarme e andare a lavorare subito su, uh, sulle questioni più critiche. Questo sono pienamente d'accordo. Però anche stiamo attenti a non creare un allarme generale Esattamente, che, una stigmatizzazione de, 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 no? de, de, della, di un'entità che società. non è eh, corrispondente al vero. Però occhi aperti sicuramente. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché eh, all'integrazione dei musulmani sicuramente contribuirà eh, il fatto che molti di loro stanno per diventare cittadini italiani. Guardate. fenomeno di cui si parla poco sono gli stranieri che hanno maturato i requisiti per diventare cittadini italiani. Nel 2015 i nuovi italiani, cioè gli immigrati che hanno acquisito la cittadinanza, sono stati quasi 180.000 contro i 130.000 del 2014 e i 100.000 del 2013. Questo vuol dire che ci sono stati più approdi alla cittadinanza che sbarchi sulle coste. Gli immigrati ormai si dividono tra chi ce l'ha fatta e chi arranca alla ricerca di un luogo in cui fermarsi a vivere. Ci occupiamo molto e giustamente del secondo fenomeno, ma è il primo che sta cambiando il profilo e la natura della nostra società. In un anno sono diventati cittadini italiani 66.000 minorenni. Sono diventati italiani soprattutto molti di coloro che appartengono a comunità di antico insediamento, tra loro 36.000 albanesi, 21.000 marocchini, 5.000 tunisini. La legge prevede che debbano avere alle spalle almeno 10 anni di residenza legale. Ora smetteranno di essere conteggiati a parte anche nelle statistiche dell'INPS, nelle cui casse gli stranieri residenti in Italia hanno versato in un anno 10 miliardi e 900 milioni di contributi previdenziali, incidendo sulle entrate contributive per il 5%, a fronte di una spesa pensionistica per stranieri che non ha superato i 700 milioni. Che molti immigrati siano ormai perfettamente integrati è dimostrato paradossalmente anche dal fatto che è di origine straniera circa un quarto dei 110 mila italiani che l'anno scorso hanno deciso di emigrare per cercare fortuna altrove. Enzo Bianco, la cittadinanza quanto aiuta l'integrazione? Moltissimo. Io trovo che dietro il rifiuto di far sentire una persona cittadino della comunità in cui vive, molto spesso c'è una parte irrilevante dei problemi. Io trovo assolutamente inaccettabile che un bambino nato nella mia città, a Catania, che ha, eh, la stessa, eh, frequenta la stessa scuola, che magari parla non solo l'italiano, ma il dialetto esattamente come il bambino che gli sta a fianco, non sia cittadino eh, eh, italiano. Noi ci siamo inventati a Catania eh, il, il, il registro dei catanesi per il diritto di nascita. Dobbiamo andare in quella direzione. Diritti e, naturalmente, ovviamente doveri. Sto promuovendo un'iniziativa con alcuni sindaci di tutti i colori politici, eh, promossa da Emma Bonino, per affrontare con proposte serie e innovative, forse con una proposta di legge di iniziativa popolare, esattamente questo tema, il tema della cittadinanza, il tema dell'immigrazione, il tema del diritto d'asilo e anche il tema dei diritti e dei doveri. Eh, dottoressa Sumaia, mi dica qual è l'obiezione eh, più frequente che le viene fatta quando va nella sua comunità a proporre eh, più apertura, più integrazione, eh, più eh, condivisione. Cosa le rimproverano? Cosa le dicono? Ma normalmente non mi ascoltano con attenzione, sono molto curiosi e vogliono, vogliono arrivare fino in fondo nelle proposte che facciamo. Per esempio, adesso una delle prossime proposte è quella di raccontare la Costituzione alla comunità musulmana e si sta già iniziando con una moschea, eh, proprio perché la si vuole rendere più vicina e ehm, anche in prospettiva del, di, di, di un senso di appartenenza e di cittadinanza. Il tema della cittadinanza è sicuramente molto importante per l'integrazione, non è sufficiente sicuramente, però eh, fa sentire le persone, in particolar modo i giovani che nascono e crescono qua, riconosciuti e gli dà una prospettiva di vita qui, perché altrimenti diventa difficile. Io l'ho vissuto sulla mia pelle per eh, problemi burocratici, ho atteso 32 anni per ottenere la cittadinanza italiana. Che ha poi eh, ottenuto nel 2009, 2009 e lei sta nella nostra sigla <ride> quando <ride> oh, finalmente le diedero la cittadinanza. Quindi sono molto attenti e curiosi a tutti quelli che sono i temi civici e questo l'ho sentito anche in campagna elettorale, quando andavo per le comunità a farmi conoscere e raccontare eh, la mia proposta. E mi facevano molte domande puntuali, volevano capire cosa farà il comune per questo, cosa farà il comune per quest'altro, anche su temi legati alla città, non solo legati alle loro necessità personali. Eh, professor Gropi, mi verrebbe da dire in conclusione: magari avessimo eh, tante sumaia nelle comunità so come... islamiche in Italia. E e purtroppo di sì. però non sono tutti così, eh, quindi dobbiamo continuare a fare i conti anche con comunità che al di là della religione. Hanno usi e costumi che sono eh, molto diciamo retrogradi rispetto alle, alle nostre società che diciamo, riteniamo più avanzate. Diciamo che non è tanto secondo me una questione di essere avanzati o non essere avanzati, ma è una questione di contesto storico, eh, in certi casi, in certi rari casi, forse anche di valori, ma mh, la cosa che ci tengo a sottolineare è che comunque anche insomma soprattutto in base alla mia ricerca, il dato più importante è che. Eh, fenomeni che, mh, a cui spesso si attribuisce eh, l'origine della radicalizzazione come la discriminazione, l'islamofobia, tutte queste cose qua non hanno trovato a livello inferenziale, ovvero quando abbiamo studiato le variabili. Ehm, alcuna evidenza statistica. L'unico vero grosso fattore sono state diverse visioni ideologiche che infatti ci, ci riallacciamo appunto eh, al discorso che facevamo prima. È in atto all'interno dell'Islam e della nostra società in generale, tu, quindi eh, che comprende tutti, no? cristiani, non cristiani, musulmani, non musulmani, non un grande dibattito ed è proprio qui dove noi dobbiamo lavorare. In chiusura? Uh, io non sono un'eccezione, ci sono tantissimi ragazzi e persone in gambissima all'interno del, delle comunità musulmane che sono molto attive sul territorio ed è proprio grazie a tutte queste persone che oggi in Italia non abbiamo, grazie al cielo e speriamo di non averne mai problemi seri come in altri paesi. Bisogna cominciare a parlare di musulmani, non più di Islam, perché è qualcosa di molto diverso, è più prossimo a noi e bisogna davvero riuscire a costruire insieme delle politiche di integrazione per tutti, uh, coinvolgendo tutte le persone, uh, tutte le parti in gioco, in tutte passi. le persone di buona volontà uno slogan in un secondo <ride> un bravo politico anche la dottoressa Sumaia l'ignoranza e il pregiudizio è l'anticamera dell'odio da una parte e dall'altra si lavori seriamente per non fermarsi a delle impressioni che non corrispondono poi alla realtà grazie, grazie Enzo Bianco grazie dottoressa Sumaia grazie, grazie Michele Groppi grazie spettatrici e spettatori e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo, arrivederci